La medicina interna è una branca di specializzazione che si consegue dopo il corso di laurea in medicina e chirurgia. Si occupa della diagnosi e del trattamento di patologie molto diverse tra loro, che non hanno bisogno dell'approccio di tipo chirurgico. Valuta l'aspetto sintomatologico dal punto di vista fisico, ma anche psicologico, sapendo prescrivere un'eventuale terapia farmacologica, altri esami diagnostici o l'indirizzamento verso un altro specialista. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Solitamente si è indirizzati ad un medico internista, da parte del proprio medico generale sulla base di sospetti diagnostici oppure per patologie autoimmuni, allergologiche, reumatologiche, cardiologiche, infezioni, patologie dei reni, neoplasie benigne o maligne. I sintomi cui prestare attenzione e per poi consultare dapprima il proprio medico di base per valutare una visita da un medico internista sono emicrania, artrite, insonnia, ansia e depressione, anemia, disturbi alimentari, infezioni. Stai cercando il medico internista specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!